Ciao a tutti ragazzi. Allora, negli ultimi 3 anni mi avete vista disperarmi, mi avete vista piangere, mi avete vista sbellicarmi dalle risate, raccontarvi di tutti i litigi, le storie con i miei manager, i casi umani, eccetera, eccetera, eccetera. Non smetterò mai di raccontarvi le mie storie e le mie disavventure, ma adesso voglio dare l'opportunità anche a voi di raccontarvi. Per questo, adesso voglio lanciare ufficialmente la mia rubrica SPA. Storie per aria, in cui sarai tu il protagonista e sarai tu a raccontarti e raccontarmi le tue storie in forma di lettera. Disavventure, amori, cose che non hai mai detto a determinate persone, litigi, argomenti che hai a cuore, qualsiasi cosa tu voglia condividere, condividila. Fai sentire la tua voce. Io per tanto tempo mi sono sentita appunto come se non avessi nulla da dire, un po' vuota, un po' come se, ma chi ti ascolta, chi vuole ascoltarti, invece no, ognuno di noi è speciale, ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, ognuno di noi ha una storia e anche se magari pensi, oddio, non è chissà che, alla fine lo è importante perché è la tua storia e io la voglio ascoltare. Sono sicura che ci sono tantissime altre persone che la vogliono ascoltare. Sono molto 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 carica per questa cosa perché sono sicurissima che ci divertiremo insieme, perché non sono l'unica persona a cui accadono cose stranissime, ma non solo ci divertiremo insieme ma cresceremo anche insieme, perché penso che il raccontare una tua avventura, una tua storia, una tua esperienza non solo fa bene a te perché ti racconti finalmente, ma fa bene anche a chi ti ascolta, perché tanta gente a volte fa fatica a identificarsi in qualcun altro, fa fatica ad uscire dalla propria bolla, ad avere una mente più aperta. Come andiamo a contrastare questa cosa? Ascoltandoci a vicenda, aprendo un po' gli occhi. Raccontami la tua storia, noi in questa nostra community ci daremo dei consigli a vicenda, ovviamente sempre in maniera educata, perché quando si tratta di me, delle mie storie, io non blocco mai nessuno, non ho mai bloccato o censurato i miei commenti, anche se sono insulti, cose cattive, sono della serie, ok, è quello che tu pensi, è la realtà del mondo, voglio che la gente lo veda, non mi interessa. Ma qualcuno che manda la sua storia a me, su cui io farò un video, non voglio vedere nessuna forma di bullismo nei commenti, nessuna forma di insulto o cose del genere. Sono molto difensiva per quanto riguarda questa cosa. Voglio che sia un ambiente di crescita in maniera costruttiva. Se hai qualcosa di non magari positivissimo da dire, dillo in maniera educata. Fai in modo che sia una critica costruttiva. Aiutiamoci a vicenda, cresciamo insieme. Non penso sia utile o serva buttarci giù. Quindi sì, sono felicissima di iniziare e dalla prossima settimana inizieremo con la prima storia e vediamo un po' come va, vediamo come andrà il format, mi darete dei consigli su come fare, cosa fare. Come mandarmi la tua storia? Allora, questa email c'è già da 2 anni perché è un'idea che ho in mente da tantissimo tempo ed è storieperaria@gmail.com. Lì potrai mandarmi la tua storia. E quello che accadrà è che io ovviamente leggerò tutte le mail che mi vengono e piano piano inizierò a raccontare le vostre storie. Se non hai un nome trash ti verrà assegnato come di routine nel mio canale. Quindi ogni email sarà raccontata in forma anonima. Sono molto felice di questa cosa perché, se voi sapete, l'ho menzionato diverse volte nei miei video, il mio sogno sarebbe quello di fare la regista, fare le mie serie TV e raccontare diverse storie, fare emozionare la gente, trasmettere dei messaggi attraverso le immagini, no? E questo è soltanto un tassello verso il mio grande obiettivo. E mi piace ascoltare le persone così tanto che quando ero piccola pensavo di voler fare la psicologa, perché ero tipo, oddio, io adoro ascoltare le persone, sì, vieni, raccontami tutti i tuoi problemi, vediamo come aggiustarli. E trovo che sia molto importante raccontarci a vicenda, conoscerci un po' di più, vedere altre realtà, cose che magari non pensavamo, avere degli spunti di pensiero, esercitare la nostra mente a pensare un po' al di fuori dalla nostra bolla. Quindi è questa la direzione in cui voglio portare il canale. Spero che vi piaccia, spero vada bene, le mie storie arriveranno anche. La mia vita è noiosa, però sapete che ha i picchi. E tra l'altro vi devo anche raccontare della manager e quello che ho fatto oggi.
lasciamo stare. Quindi sì, storiepelaria@gmail.com se vuoi raccontarmi la tua storia. E dalla prossima settimana iniziamo con le storie.